Allora, buonasera, grazie a tutte e tutti di essere qui. Parliamo con le mascherine, quindi sarà complicato. Dunque, questo libro, In fiamme, la performance nello spazio delle lotte, nasce da un progetto, che è un progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea. E già questo è un segnale abbastanza, significativo. Nel senso che è la Comunità Europea che si è fatta carico, e non l'Italia, di sostenere un progetto di ricerca che, ha come obiettivo principale quello di, raccogliere, salvaguardare, digitalizzare e poi, mostrare in open access all'interno di un grande archivio, alcuni documenti. In realtà moltissimi documenti perché siamo arrivati a qualche migliaia, relativi all'avanguardia performativa italiana negli anni tra il 1959 e il 1979. Se potete far partire, io non vedo niente da qui, non so se parte il video, difficoltà proprio 100. E, dunque, i materiali che abbiamo raccolto in questi anni hanno l'obiettivo di ricreare quello che negli anni 60 e 70 è stata la storia relazionale del cosiddetto nuovo teatro italiano. Cioè, siamo partiti dal presupposto che quanto spesso è attraversato dalle storie, dalle narrazioni, dalle ricostruzioni, come una monade. Il lavoro artistico di alcune personalità in particolare era in realtà frutto di un ambiente relazionale al di fuori del quale non sarebbe stato possibile che fenomeni come quello di Carmelo Bene, di Leo De Bernardinis, di Perla Peragallo, di Carlo Quartucci sarebbero mai emersi. E questo ambiente relazionale trovava un punto di emersione all'interno di tutta una serie di archivi che sono stati per lo più trascurati da molte delle storie ufficiali ed erano archivi di lettere, di fotografie. Di ambienti domestici, della vita che si svolgeva oltre il fare prettamente artistico. Un altro punto molto importante riguardava il fatto che perché questo fenomeno straordinario, che è stata il nuovo teatro o la performance italiana dagli anni 60, si potesse realizzare, c'era bisogno di un'alleanza e di una storia affettiva, di una serie di incontri, di scambi, ma anche di risse, di incroci, tra una comunità che era nutrita da discipline, da storie, da saperi che venivano da ambiti non solamente teatrali. E quindi, non ci sarebbe stato probabilmente una versificazione, vabbè, ma questo magari è un punto che attraverseremo con Pier Sandra sul caso di Carmelo Bene. Carmelo Bene non sarebbe stato il fenomeno che è stato se non ci fosse stato Silvano Bussotti tra le sue collaborazioni, se non ci fosse stato Aldo Braibanti tra le sue collaborazioni, se non ci fosse stata Lidia Mancinelli. E questa è un'altra storia sommersa, quella delle donne, o comunque ampiamente marginalizzata la storia delle donne che sono state fondamentali all'interno di questa storia. Un altro punto che per noi era importante, era fondamentale, era riesporre la storia dell'arte scenica a contatto con i movimenti sociali, con i movimenti politici che negli anni 60 e 70 avevano influenzato profondamente la possibilità stessa di creare una forma che per l'epoca era assolutamente dirompente, come quella del nuovo teatro o, se volete, la forma performance. Quindi, il lavoro che abbiamo fatto è stato intanto questa grande raccolta relazionale, privilegiando documenti che facessero emergere anche, e soprattutto le collaborazioni, gli incroci, gli affetti. Dopodiché l'idea è anche quella, quello che state vedendo è
una versione beta, cioè una, di fatto una bozza di quello che sarà questo archivio che andrà online alla fine di aprile, e che è un archivio che cerca di rimettere in movimento i documenti, di renderli nuovamente attraversabili attraverso un intervento anche molto attivo del fruitore, perché l'archivio è organizzato attraverso una serie di viste che di nuovo sono essenzialmente, eminentemente relazionali, e quindi ciascun protagonista di questa storia è colto nell'atto delle sue relazioni, ovvero inserito in una ragnatela di fatto che lo connette con quanti sono stati centrali per le creazioni, le collaborazioni, la nascita e l'emersione stessa di certi eventi. C'è poi una storia dei luoghi, perché molti luoghi sono stati centrali all'interno di questo movimento. Roma lo è grandemente, sia per tutto il fenomeno delle cantine, chiaramente, ma giù fino alla stagione dell'effimero con Nicolini. E l'intervento del fruitore si addentra poi nella possibilità di montaggio di questi documenti che è possibile montare, avvicinare, rendere di nuovo parlanti in una qualche forma. Questo è il progetto. Da questo progetto sono nate, che è un progetto quinquennale basato all'Università IUAV di Venezia, sono fiorite una serie di pubblicazioni, ma anche proprio di collaborazione, cioè la storia relazionale di questa comunità che ha cambiato il volto e le possibilità della scena negli anni 60 e 70 è diventata ulteriormente una storia relazionale per chi oggi ha contribuito a questo archivio, per chi lo ha attraversato, ma anche per chi lo ha riattivato. Abbiamo avuto intensissimi scambi con artisti, collezionisti, eredi, proprietari a qualche titolo, in qualche forma, di documenti che andavamo cercando. E da questo percorso sono gemmate, tra l'altro, delle conferenze, la seconda delle quali è un po' l'origine di questo libro, perché è stata interdetta per due volte. A titolazione il 79 come un anno, il 1979, quindi un anniversario scomodo dopo molti festeggiamenti sul cinquantenario del 68, e la prima volta eravamo a Venezia, la prima volta c'è stata l'alluvione nel 19 che ha impedito questa conferenza, l'abbiamo riprogettata e c'è stato il lockdown, quindi abbiamo deciso che era il momento di cambiare destinazione, abbiamo fatto un libro. Questo libro raccoglie, è un libro complicato, e infatti non immaginavamo che sarebbe stato attraversato così pluralmente anche dai lettori, dalle lettrici, perché è un libro plurale che non scioglie la storia, ma che crea degli intrecci, l'annoda, rimescola le carte. E si svolge attraverso una serie di campi, quindi non di capitoli, ma di aggregazioni di temperature in qualche modo, di temi che vengono attraversati sia retrospettivamente, sia quindi con una lettura ora per allora, sia dai protagonisti che abbiamo interpellato, sia anche in molti casi da tutta una serie di figure non direttamente collegate alla scena, ma piuttosto all'attivismo. E questa messa in relazione è un punto molto caldo del libro e una delle questioni a cui siamo più legate. E ti passo la parola, Elenia, su questo. Sì. Aspetta, allora mi avvicino un attimo all'orlo. Allora sì, magari provo a dirvi giusto qualcosa, cioè di cosa c'è dentro, come è fatto
questo oggetto, appunto, che è anche frutto moltissimo di un lavoro collettivo, del nostro prima di tutto, del nostro lavorare insieme, pensare insieme, provare a scrivere insieme, ma di un gruppo anche più allargato, che è quello appunto di Venezia, ma ancora cerchi, no, più o meno a geografie un po' sparse, di altre studiose, studiosi, amiche, amici, compagne e compagni che in vario modo, no, sono entrati anche di diverse temporalità, insomma, sono presenti in questo testo. Un po' il punto da cui siamo partite, lo diceva Annalisa, no, il tentativo di riattivare gli archivi, quindi è una postura, no, una posizione anche epistemologica di non trattare l'archivio come qualcosa di fermo, di statico, da conservare, no? Ma piuttosto riattivarlo al presente, quindi anche la nostra domanda, il nostro sguardo e quindi anche tutta la parzialità, no? Che emerge da questo, inevitabilmente da questo testo, che esclude moltissimo e non ha nessuna pretesa di esaustività, è proprio il fatto di, no, di guardare ai processi storici, alle esperienze, anche, no, e agli archivi, dà delle domande che per noi sono urgenti nel presente, no? In fiamme, perché racconta, prova, no, a darci aprire, sì, una prospettiva su quello che è stato quella incandescenza italiana, quel momento di sperimentazione sia artistico della scena, sia politico, no? Il laboratorio italiano, no? Quell'esperienza anche eccentrica, anche e fino in fondo anche non addomesticata e non pensata, no? Cioè ancora quando parliamo degli anni 70 soprattutto e di quegli anni di conflitto, moltissime sono le questioni ancora aperte che ancora bruciano. Quindi c'è un forte posizionamento, diciamo, da parte nostra anche rispetto alle questioni che per noi come studiose, anche come studiose posizionate, sono ancora vive, no? E quindi quello sguardo, e quindi è un continuo anche andare un po' avanti e indietro nel tempo, quindi questo volume non ha una tracciatura cronologica, non ha una tracciatura lineare, è piuttosto cartografico. Questa è una prima parola che ci arriva dal pensiero femminista e che abbiamo fatto nostro senza tematizzarlo nel testo, ma adottando delle metodologie, delle epistemologie, e quindi appunto dicevamo, magari ve li leggo. Sono dei nodi, appunto, attorno a cui abbiamo agglutinato degli interventi anche molto diversi. Il primo, un campo, perché proprio sono campi di forze, estetiche della rivoluzione, violenza inappropriabile. Il campo 2, repertori, reenactment, memorie del futuro. Il campo 3, corpi, materialità dell'immagine, piacere. Il campo 4, creare istituzioni, pratiche prefigurative, relazioni. Il campo 5, utopie, attivismo delle pratiche, ecosistemi. Campo 6, critica dell'autorialità, lavoro, soggettivazione. Quindi, come sentite, queste sono delle parole chiave, alcune delle quali appartengono al dibattito contemporaneo, no? attraverso queste acquisizioni, queste prospettive, questi posizionamenti che noi anche guardiamo all'archivio riannodandolo, riintrecciandolo. Forse nomino solo alcune delle istanze, almeno sì, che per noi sono stati nodi ulteriori, sicuramente uno sguardo che attraversa un po' i vari interventi è quello all'istanza alteristituzionale, o per dirla altrimenti alla capacità istituente, che abbiamo provato a raccogliere in zone diverse, in quelle ovviamente del politico, della pratica politica, dell'attivismo politico, anche quello più radicale, ma anche dentro alcune pratiche artistiche che hanno, no, istituito luoghi, spazi, modi di fare insieme, che hanno riflettuto anche sulle forme della produzione artistica, non solo come atto separato e come se la creazione, no, fosse un luogo, ma hanno ragionato anche su, e questo è anche un altro dei nodi che abbiamo provato a interrogare, cioè quando è iniziato ad emergere o quando possiamo
rintracciare una domanda sullo statuto del lavoro artistico, cioè quando artisti, lavoratrici e lavoratori del campo dell'arte hanno iniziato, magari con parole diverse da quelle di oggi, ma a interrogare, no? E a come dire, prendere parola anche su questo. Quindi una discussione sul lavoro artistico e culturale, abbiamo provato forse a tracciarne anche una, in maniera assolutamente appunto aggrovigliata, una prima genealogia. Forse l'altro elemento che nomino, poi vi lascio la parola, è questa parola, no, che è nel titolo, che è performance, che noi abbiamo, anche qui è un posizionamento, acquisito e provato a far riverberare e far agire in tutto il testo come categoria ampia del politico, quindi con tutto il portato che i femminismi a partire dagli anni 90 hanno contribuito, no, ad allargare questa categoria, tanto che adesso noi parliamo di performance, di performativo e di performatività, e non intendiamo solo la scena artistica, ma una categoria che ci aiuta a leggere il presente e la contemporaneità ancora attiva. Ecco, questi forse sono alcuni dei nodi assolutamente appunto non, come dire, non tematizzati, ma che attraversano e contribuiscono a far scorrere un po' contributi tra loro, come vedete, insomma, dall'indice anche diversissimi. Forse mi fermo qua, lascio a Piera. Ok. Sì, forse mi metterò, se mi metto davanti si sente e non ci sono problemi, è vero? Perché così riesco a vedere i documenti. E quello che vi vorrei proporre è di un piccolo riattraversamento, un riattraversamento veloce, se possiamo andare. Un riattraversamento veloce di uno dei casi in analisi nel quadro del progetto di In Common che Annalisa ha ricordato, questo quinquennio di studi e di ricerche, ma anche un caso che dia il segno della riattivazione dell'archivio. Riattivazione dell'archivio come coemergenza intersoggettiva che si alimenta nel momento in cui ci si rimette sulle piste in un approccio relazionale, cioè di ricostruire tutta la trama che costituiva l'ambiente che consentiva ai processi artistici di attivarsi, ma anche parimenti per lo studioso, la studiosa, la ricercatrice o l'attivista che si pone di fronte alla necessità di recuperare quei materiali e di rileggerli, di riattivare parimenti una serie di nessi relazionali, soprattutto a partire con soggetti imprevisti, con soggetti che sono stati rimossi dalla narrazione storica maggiore, e quindi andando a cercare ad archivi, soprattutto quando quelli principali sono oggetto di contese familiari, giudiziarie, come è appunto il caso dell'archivio Carmelo Beni a Lecce, adesso apparentemente in una fase di digitalizzazione e quindi con un'eventuale possibile consultazione da parte degli studiosi. Di fatto quell'archivio negli anni recenti è stato interdetto, non è stato possibile, nonostante vari tentativi, poter accedere, poter analizzare le fonti ma in esso contenute, ma l'intento di guardare soprattutto al decennio 60, al ventennio 60-70 è stato particolarmente produttivo nella misura in cui ci ha consentito di guardare anche a dei materiali che probabilmente quell'archivio neppure contengono. E ci siamo messe, anche su indicazione appunto di Annalisa, sulla possibilità di guardare che cosa ne è di tutto il materiale documentario, di tutta quella storia che riguarda la fase esordiale di produzione del lavoro artistico appunto di Carmelo Bene, quegli anni decisivi che dal Camus in avanti rappresentano anche il grande laboratorio di invenzione e di costruzione o decostruzione o demistificazione degli immaginari del teatrabile nel panorama italiano. E quindi possiamo andare avanti con l'altra immagine. E quindi questa è un'immagine di Edoardo II di Marlo del 1963. Vediamo Carmelo Bene e gli attori della compagnia con cui si sta
Rossi, con cui Giacomo Rossi, con cui va in scena, al Teatro Arlecchino di Roma. Lo spettacolo va in scena il 31 maggio del 1963, se continuo così no, rimaniamo qui fino alle 10, devo forse un pochettino accelerare, però perché è importante questa immagine, possiamo anche vedere le altre, che nel saggio contenuto nel libro provo in qualche modo ad analizzare alcuni aspetti e l'importanza del recupero appunto di questa immagine come fonte documentale. Innanzitutto devo fare un piccolo passo indietro, che è questo. Lo spettacolo Edoardo II di Marlo non è stato intercettato dalla letteratura critica, è generalmente indicato con una sola frase nelle bibliografie, nelle teatrografie di Carmelo Bene, ma sembra una sorta di omissis nel suo, uno spazio di lacuna. E quindi ci siamo interrogati sul perché di questa lacuna, e per interrogarci sul perché di questa lacuna era necessario capire che cosa essa contenesse. E quindi mi sono messa sulle piste di una serie di archivi laterali, dialogando in prima istanza con Lidia Mancinelli, che Annalisa prima convocava, che è stata una figura di riferimento, ma che Carmelo ha incontrato nel 64, quindi lei aveva chiaramente in dotazione alcuni materiali che si riferivano al periodo esattamente prima, ma ci troviamo di fronte a tutta una serie di gap temporali che mi hanno spinto poi a muovervi in altre direzioni, a tornare indietro al famoso Cristo 63 del Teatro Laboratorio di Piazza San Cosimato, e di arrivare in maniera molto chiara a interloquire con l'archivio di Claudio Abbate. Claudio Abbate è stato un fotografo fondamentale che qui in questo museo è stato riconvocato tantissime volte, non fosse altro per essere stato il fotografo che ha immortalato i famosi cavalli di Cunellis nell'attico di Fabio Sargentini. Era di fatto, mi sentite? Era di fatto un fotografo che viveva a contatto, da Cunellis a Pino Pascali, a contatto con la scena artistica visiva di quegli anni, ma era anche molto vicino a Carmelo Bene, tanto da diventare il suo fotografo di riferimento per un decennio, dal 63 al 73, quindi fotografando anche le scene della rimessa in scena 72-73 di Nostra Signora dei Turchi, che era andato in scena nel 68, nel 66 al BIT 72. E diventa interessante il fatto che il Palazzo delle Esposizioni qualche anno fa realizza una mostra molto importante che si chiama Benedette Foto, e realizza un catalogo dottissimo con delle schede spettacolo per spettacolo, molto analitico, con una capacità anche e un'attenzione alla ricostruzione di tutta la scrittura dei rotocalchi dell'epoca, quindi la percezione della critica degli oggetti scenici di Carmelo, e lì ci sarebbe tutto un altro tipo di ragionamento da fare, che ho cercato di fare anche rispetto a Edoardo II, perché sembrava non ci fossero articoli, invece lavorando negli archivi sono venuti fuori degli archivi, degli articoli del Paese Sera, dell'Unità, con dei pronunciamenti che ci danno delle piste per capire la natura di questo oggetto e di come era stato recepito, e anche perché è stato oggetto di una rimozione. E quindi, andando nell'archivio di Claudio Abbate, ho analizzato tutti i faldoni, e c'era un faldone senza nome che conteneva una serie di fotografie, che sono queste, senza attribuzione. Claudio Abbate, sapete, non è più in vita, ho avuto delle interlocuzioni con i familiari, ma nessuno sapeva dire esattamente a che cosa questi spettacoli facessero riferimento. E la cosa straordinaria, cioè la cosa interessante, è che appunto nella mostra documentatissima di Palazzo delle Esposizioni, pur partendo dal 1963, da Cristo 63 appunto, dal famoso evento di Arte Vivo che fu uno scandalo e che era avvenuto pochi mesi prima, perché Cristo 63 è dei primi di gennaio del 63, mentre Edoardo II è di maggio, di fine maggio, sì, questa è la locandina, e insomma, sono riuscita a ricostruire il fatto che questo faldone si riferisse a quelle fotografie che non erano state indicate, selezionate neanche da Claudio Abbate stesso, che in vita aveva collaborato alla realizzazione di questa mostra. Quindi
Questo è un caso emblematico di come il lavoro attraverso degli archivi laterali sommersi, che in prima istanza non avrebbero avuto, come dire, interesse ad essere consultati, sicuramente queste fotografie, cioè difficilmente queste fotografie saranno, non sono state pubblicate da nessuna parte nell'archivio di Carmelo, quindi questo è sintomatico. Ci sarebbe moltissimo da dire su questo spettacolo attraverso un'interlocuzione che ho avuto con Luigi Mezzanotte, che è uno degli attori che collaborava quegli anni con Carmelo Bene e che ha lavorato in questo spettacolo come vedete, nel ruolo dell'arcivescovo di Canterbury. Qui c'è un nome sbagliato, ma in realtà era Luigi Mezzanotte. E Luigi Mezzanotte mi ha raccontato molti aneddoti rispetto a quell'evento, a quello spettacolo, mettendo proprio in evidenza che un giorno Aldo Fabrizi, passando, che deteneva, era il proprietario del Teatro Arlecchino, passando ad assistere ad una delle prove, pare che avesse esclamato: questi ragazzi fanno sul serio. E quindi anche tutta, diciamo, quel mondo che si costruisce intorno, mentre Aldo Fabrizi dalla sua prospettiva riconosceva valore al percorso registico, al lavoro collettivo che la compagnia stava realizzando, la critica d'altra parte stroncava in maniera molto forte il lavoro. Però possiamo andare avanti per dire che mettersi sulla pista di Edoardo II mi ha condotto a parlare con la mascherina, è una specie di impegno cognitivo per cui le parole si accartocciano. Queste sono alcune pagine del copione di Edoardo II, quindi attraverso incontri di persone sono arrivata ad intercettare un collezionista. Pare che di queste copie ce ne fossero molte in giro, in realtà ce ne sono, ho individuato più di un collezionista che è in possesso di questo copione. Queste sono le prime pagine che ci permettono di riflettere su come Carmelo lavorasse, lui manualmente redigeva i copioni, e qui ci sono come delle intuizioni iconografiche e delle immagini che appunto Edoardo II di Marlo avevano suscitato, che hanno tutta una serie di conseguenze sul piano dell'analisi, se consideriamo poi l'ultimo documento che vi mostrerò. Possiamo ancora andare avanti. Queste sono appunto sempre le prime pagine del copione. Avere le pagine del copione e sapere che Carmelo Bene avesse utilizzato la fonte, la traduzione italiana di Baldini, ci permette, mi ha permesso di analizzare la relazione tra la fonte e il lavoro di riscrittura operato da Carmelo, che è stato, contrariamente a quello che si dice, contrariamente alla critica che gli veniva imputata dai critici dell'epoca, in realtà c'è un'adesione quasi integrale al dettato poetico di Marlo, se non alcune piccole variazioni frasiologiche, ma roba di poco conto, o l'eliminazione di uno o due personaggi minori. Quindi in realtà un'adesione fondamentale al testo letterario, ma con un lavoro di interpretazione che costituiva appunto quell'operazione di dissacrazione e di messa in crisi dell'approccio patetico, psicologico dell'attore del tempo. E l'ultimo documento che vi mostro, attraverso una rete di contatti ulteriori, sono riuscita a intercettare un documento manoscritto che si riferisce in qualche modo alla storia di Edoardo II. È stato un lungo periodo di analisi, di studio e di riflessione, perché non riuscivo a capire esattamente a cosa si riferisse, perché le fotografie non corrispondono esattamente a quello che è scritto in questi documenti, quindi avrebbero potuto benissimo essere dei documenti, degli appunti di regia prima della messa in scena teatrale. Ma intercettando invece un documento di uno scenografo, di uno storico collaboratore di Carmelo dell'epoca, emerge che Carmelo, anni più tardi, aveva intenzione, molto prima
del Capriccio, di Ermitage, dei primi lavori teatrali di Nostra Signora dei Turchi, dei primi lavori cinematografici, avesse l'idea di realizzare sul soggetto di Edoardo II, di Marlowe, un film. E quindi alla fine ci sarebbero tantissime cose da dire anche rispetto a quelle immagini, non lo posso fare rispetto a questo tempo che ho, rispetto alle immagini che ci sono nel copione, come ritornano in questo scritto. Quindi 3 anni più tardi Carmelo lavora ad un bozzetto cinematografico irrealizzato, che però ci permette di riflettere e di analizzare e di intercettare alcune riflessioni che Carmelo stava mettendo in campo in quel momento in relazione alla drammaturgia della luce nei suoi spettacoli e all'uso del bianco. Lascio la parola a Giada, che continua a riflettere un po' sui documenti e sull'uso delle immagini. Soprattutto sto qua come te. Ok. Stavo già pensando come guardare il riflesso da là per vedere che immagini andare. Ho risolto un problema. Ok. Chiedo alla regia di mettere la parte sulle immagini. Allora, diciamo che a discapito di quanto si possa credere dalla copertina, che è veramente molto bianca e molto sobria, il lavoro sulle immagini di questo libro, ma anche dentro In Common, è una parte molto importante del nostro lavoro di ricerca. Diciamo che c'è da fare una piccola precisazione di metodo. Io dentro In Common lavoro precisamente sul rapporto tra fotografia e scena, fotografia e performatività, e diciamo che l'ipotesi teorica, metodologica che sta alla base della nostra ricerca, del nostro lavoro, è quella di non usare la fotografia come un apparato illustrativo, come un elemento d'accompagnamento, come qualcosa che sta insieme al testo, che spiega il testo, che lo fa vedere, lo rende visibile, lo accompagna sempre a un, come se fosse un secondo stadio di importanza. E questo vale appunto sia per il lavoro dentro In Common, in cui la ricerca presso archivi fotografici, fotografi vivi e non, è stata di grande valore, che le relazioni con i fotografi di scena sono tenute in grande considerazione, quindi non prendiamo solo i materiali per avere il ritratto dell'artista, il ritratto dell'attore, ma il lavoro fotografico, che è stato colluso con i processi creativi, esattamente come quello attorale, esattamente come quello registico, entra in questa rete relazionale affettiva di cui si parlava all'inizio, anche introducendo il lavoro di ricerca. Diciamo che nel libro abbiamo cercato di tradurre in una forma sintetica cartacea questa idea di usare la fotografia non come un dispositivo di illustrazione, ma come un elemento esso stesso performativo, in questa accezione di cui parlava Elena, quindi come qualcosa che modifica lo stato delle cose, che non le accompagna in maniera fissa, che entra in un gioco anche drammaturgico con i testi, con le altre immagini, con gli artisti, con le persone. Dentro In Fiamme il lavoro fotografico è di due tipi, c'è il classico lavoro appunto d'apparato, quello che si chiama di apparato, cioè dentro i testi e le scritture ci sono delle foto che accompagnano. Diciamo che lo sforzo è stato quello di non creare un pari esatto, cioè dentro le scritture non abbiamo nella fotografia quello di cui si parla nella scrittura, questo proprio per creare anche all'interno dei testi una forma spezzata, un ipertesto, un rimando, un link che permettesse di uscire dalla scrittura del campo, del capitolo, del testo singolo e aprire altre possibilità, altri mondi, altre connessioni, altre relazioni possibili. Possiamo andare avanti? No, possiamo tornare indietro, ho sbagliato. Perché adesso vi introduco la seconda parte, volevo solo fare un esempio. Questa appunto è una conversazione tra Elena Caleo e Lea Melandri. Abbiamo appunto messo un ritratto di una fotografa, si chiama Marcella Campagnano, che partecipa al testo anche con delle altre sue immagini e con una scrittura, un altro elemento che ci stava abbastanza a cuore, cioè dare ai fotografi parola, non solo parola attraverso immagine, ma parola attraverso esperienza, attraverso racconto. E un'altra fotografa a cui teniamo molto, Agnese De Donato, che ha partecipato, è una di quelle persone, di quei personaggi che hanno transitato tra la scena e il movimento, in un rapporto quasi promiscuo, quasi genealogico, assumendo questa idea di performatività appunto dalla scena e traducendola in un certo senso all'immagine. Il lavoro, diciamo, più grosso, e possiamo andare avanti con le slide, è quello che abbiamo riservato a 3 sezioni del libro, che si chiamano Drammaturgie delle immagini. Sono 3 appunto piccole sezioni che intervallano i campi,
e che voi vedrete sono organizzate essenzialmente per dittici. Vi faccio vedere questa copertina perché è un omaggio, quello che abbiamo fatto a questo che è un libro, catalogo fotografico di Carla Cerati, si chiama Scena fuori scena. È stata una mostra e poi un volume edito nel 1991, quindi è stato anche un trentennale con la uscita di In Fiamme, in cui Carla Cerati, fotografa dal 67, fotografa di scena alle prime armi, 1967 tra Tudorini, Divin Theater, Judith Malina, che è stata per lei una grande palestra fotografica per andare poi a fotografare i manicomi, per andare a fare i reportage a Milano. C'è stato questo grande momento di affezione alla scena mediato proprio dal suo legame con Judith Malina. Nel 91 mette mano al suo archivio e fa questa operazione, invece che creare un catalogo complessivo di opere ordinato cronologicamente o per qualche tipo di stilema, decide di mischiare, comporre dei dittici, senza cronologia, tra foto di scena o di performance e foto di cronaca. Lei si è occupata per tantissimi anni di reportage essenzialmente, chiedo di andare avanti, faccio vedere qualche esempio. Operazione molto semplice, c'è alla base un criterio di somiglianza estetico. Lei non ne parla in maniera esplicita, dice semplicemente che le fotografie sono abbinate quasi per impressione, quindi per una forma di impronta soggettiva, un contrasto, una somiglianza, un dettaglio estetico, qualcosa che ha visto lei, che possiamo notare noi come spettatori che magari non esiste. E questo libro procede così. Chiedo di andare avanti. Faccio vedere qualche esempio, ancora avanti, alcune sono anche abbastanza ironiche, diciamo, la festa di piazza con i nostri due signori importanti, andiamo avanti ancora e arriverei in fiamme, ecco qua, l'omaggio è molto, molto chiaro. Il lavoro sugli archivi è stato importante, gli archivi che vedete dalla parte della fotografia di performance, che diciamo non è un dogma, non è un principio dogmatico quello di avere una fotografia di teatro e una fotografia di politica, però diciamo che abbiamo cercato di tenerlo vivo come paradigma, sono prese da archivi fotografici con cui ragionava bene Pier Sandra prima, non ripeto, abbiamo avuto dei rapporti diretti, direttissimi, quella è una foto di Antonio Sferlazzo conservata alla Fondazione Teatro La Pergola, arriva da un negativo, quindi sono anche materiali che spesso rischiavano una non visibilità in generale. Le foto di politica, anche qui c'è stato un assemblaggio da diversi archivi, quello di Rodrigo Pais a Bologna, Fondazione Teatro Triennale, Enrico Scuro che ha fotografato quasi tutti gli anni 70 bolognesi. E se chiaramente l'operazione di Cerati era messa insieme da quella che era il suo segno autoriale, sono tutte fotografie di Cerati, le nostre sono tenute un po' insieme dalla cronologia di riferimento, quindi gli autori si mischiano, le immagini si mischiano, i generi, le città si mischiano, è il periodo quello che tiene insieme le foto. In questo modo è ancora un'altra idea, un'altra volontà, un altro desiderio di non trattare appunto l'archivio come un'unità fissa mobile, ma di riuscire a scombinarlo, creare nuove possibilità nelle immagini, nuovi significati. La scelta è stata nostra, curatoriale, soggettiva, quindi voi magari in queste due foto non trovate assolutamente niente di simile. Chiedo di andare avanti così vediamo degli altri esempi e vi facciamo anche un po' vedere i contenuti. Foto della Gaia Scienza, qua abbiamo Giuseppe Chiara, la seconda settimana della performance, uno scontro di piazza. E per chiudere, proprio in nome di questa non devozione alle forme archivistiche, abbiamo deciso di consegnare questa idea curatoriale, quella appunto del dittico, della foto di scena, delle cronologie, della separazione, dello scombinare, a King Caleri, che hanno realizzato un artwork, esatto questo qua, dove hanno smontato, ricombinato la impostazione fianco a fianco, creando una sovrapposizione di significati e dando appunto conto di come immagini diverse, loro ci aggiungono anche una grafica, un lettering, possono essere rimischiate, riarticolate, risignificate da operazioni che possono essere curatoriali, artistiche, di cronologie super diverse dagli anni 60-70 fino appunto al lavoro del 2000.
Io chiudo e darei la parola, abbiamo appunto invitato due autori del libro, che sono Valentina Valentini e Lorenzo Mango, che hanno contribuito con degli articoli, dei saggi a In Fiamme. Vi passo la parola, vi ringrazio anche. Grazie. Dove ti vuoi sedere? Uguale. Buonasera. Allora, mi ha passato la parola, quindi incomincio io. Allora, sono molto contenta di essere qua, molto contenta di essere stata invitata dalle autrici di questo libro, E devo dire che è un libro che, nonostante la mole, cioè sono 400 pagine, insomma, nonostante la mole, è un libro leggero. Leggero nel senso, sì, è un libro leggero perché i testi che contiene, cioè sono tanti, li hanno già descritti per campi, eccetera, si leggono in virtù del fatto che c'è un'urgenza, io dico affettiva, in chi scrive questi, ha scritto questi testi, un'urgenza che io chiamo affettiva, che rende la materia di cui tratta molto familiare anche a chi lo legge, no? Quindi in questo senso è un libro che si fa leggere non in modo appunto pesantemente analitico, astratto e distante, quindi c'è una vicinanza con la materia trattata. È un libro che si fa leggere perché, come già avete detto ampiamente, il ruolo delle immagini è un ruolo sostanziale, è in bianco e nero, assolutamente molto elegante, e queste immagini, insomma, pensando che, leggendo il titolo appunto, La performance nello spazio delle lotte, non sono le solite foto di spettacolo, cioè anzi allo spettacolo le immagini non dedicano tantissimo spazio, no? Invece sono foto che ci riportano fuori, ci riportano appunto nei bar, nei locali, nelle case dove Simone Carella mangia insieme ai suoi amici, quindi vediamo, come diceva prima Annalisa, insomma, le relazioni, la vita, la quotidianità di questi contesti. Quindi è un libro che, è stato già detto, quindi lo dico molto, diciamo, velocemente, che privilegia le relazioni, le occasioni di incontro. Le autrici, è un libro che ci presenta appunto, io sono di una generazione precedente ovviamente, ci presenta una configurazione di nuovo modo di fare ricerche e di fare storia del teatro e delle performing arts, cioè sono delle autrici di una generazione più giovane, che non hanno avuto, a differenza appunto della mia generazione, un rapporto diretto e concreto con il decennio che hanno indagato. Quindi per me è stato curioso, interessante, insomma, capire quando in effetti poi avessero veramente penetrato, fossero riusciti a penetrare in quel contesto politico, storico, artistico del decennio che indagano, a partire, diciamo, dalla mia esperienza diretta di quello stesso decennio, no? E quello che io mi sono chiesta appunto leggendo questo libro, confesso di non aver letto tutti gli articoli, cioè qualcuno l'ho saltato, è piacevole leggerlo rapsodicamente, non dall'inizio alla fine, cioè andare dall'uno all'altro a secondo, diciamo, l'istinto, l'intuizione, l'interesse, eccetera, e che mi sono chiesta appunto quali sono i criteri e i modi di approccio e di costruire questa storia a partire da questa nuova generazione di studiose. E penso di averle rintracciate, vi dico proprio pochissimi punti, pochissimi nel senso, premesso che, come diceva Annalisa, il libro si sostiene sul fatto che l'Italia è stato un ricco laboratorio di ricerca di pensiero, di ricerca teorica e di ricerca di pratiche artistiche. Premesso questo, diciamo, il punto
non dico più importante, non faccio una gerarchia, ma il discorso della transdisciplinarietà, cioè una parola un po' brutta che però, cioè, rende bene questo attraversare il teatro, che abbiamo sempre detto che è pluricodico, quindi non può essere analizzato rimanendo nel teatro, però qua in questo libro, cioè, siamo nel teatro, usciamo dal teatro, incontriamo l'architettura, incontriamo la musica con Giuseppe Chiari, incontriamo il pensiero di teorici e di filosofi come Bifo, come Lazzarato, come e tanti altri, insomma, come Toni Negri, no? Quindi il contesto delle performing arts o della performance, che non è vero che semplifica le cose, tra parentesi, ce li complica, è inserito in un contesto, diciamo, di pensiero in cui queste pratiche artistiche convivono, e questo lo si legge molto bene nel libro. Il leitmotiv di questo libro, anche questo si ritrova in tutti gli scritti, è proprio questo discorso, chiamiamolo politico, no? Cioè c'è il bisogno affermato in quasi tutti i testi, quelli che ho letto almeno, non li ho letti tutti, di creare uno spazio in cui costruire, come dice, non mi ricordo chi lo dice questo, un senso comune del fare, no? E quindi questa dimensione del politico come attivismo, come utopia del possibile, la chiama Enrico Pitozzi, è un'urgenza che sottende e anima, secondo me, tutti i testi, cioè condividere i mezzi di produzione, si dice, più di un testo, e trasformare i meccanismi di gestione artistica in un lavoro collettivo. Ora, questa istanza, che per la mia generazione, per la mia pratica di studiosa e anche di attivista in un certo senso, per me era stata, appunto, negli anni di Beppe Bartolucci e delle animazioni in Borgata, è stato un principio fondamentale. Cioè noi, a differenza, cioè per noi Benjamin, l'autore come produttore, era la Bibbia. Cioè questo saggio di Benjamin ci diceva: non basta condividere un'idea politica, essere dalla parte del proletariato, bisogna che l'artista, lo scrittore, trasformi i propri mezzi di produzione, cioè non basta essere iscritto a una cellula di un partito, no? Quindi non basta la fede politica. Ecco, al di là di Benjamin, che oggi non è più di moda, lo dico in un modo un po' ironico, insomma, non per sottovalutare Benjamin, né per chi magari l'ha dimenticato, o per chi Benjamin non è un punto di riferimento come lo è stato per la mia generazione, in questo libro questa dimensione politica la ritroviamo anche nell'avere un atteggiamento, i diversi saggi, di smitizzazione o di superamento di posizioni critiche assestate. Faccio un esempio nel saggio di Baravalle su Scabbia. Baravalle dice: Giuliano Scabbia, insomma, non possiamo leggerlo in modo unitario, c'è una differenza profonda fra lo Scabbia di Torino degli Scontri Generali e lo Scabbia del Teatro Vagante, insomma. Ecco, un'osservazione, ce ne sono tante di questo tipo, anticonformistiche e di riposizionamento di una letteratura critica, insomma, che è stata in questa lettura, in questi testi, è stata rinnovata. Per esempio, ho scoperto, grazie a questo lavoro che hanno fatto sugli archivi, insomma, ho scoperto che Edoardo Fadini era un traduttore di Eliade, cioè non l'avrei mai sospettato. Cioè Edoardo Fadini, che io ho conosciuto quando partecipava alle commissioni culturali del Partito Comunista a Bottega Oscura, che litigava sempre con tutti, cioè, che fosse stato un traduttore di Eliade. Quindi voglio dire, questa è un'inezia, cioè un aneddoto, ma fa capire, diciamo, come questo scavo negli archivi abbia portato anche, diciamo, dettagli interessanti. Quello che mi è piaciuto anche è
questo discorso che faceva Ilenia Caleo nel suo saggio sulle istituzioni gioiose. Istituzioni gioiose è veramente una bella parola, un bel termine, un bel concetto, cioè da pensare, e da pensare anche all'invito che poi mi sembra che Ilenia fa nel suo testo, di immaginare un come se, una possibilità al di là dell'esistente, perché questa immaginazione, cioè, riesce poi a istituire, anche a creare una realtà, cioè, e questo mi è sembrato molto, molto importante, cioè, nel momento in cui dice bisogna disattivare quello che è stato un atteggiamento che abbiamo avuto soprattutto negli anni 70, no? Da una parte ci sono le istituzioni, dall'altra parte ci sono i movimenti, no? Quindi siamo contro le istituzioni, siamo per i movimenti. Nel saggio di Ilenia Caleo dice: la creazione di spazi autonomi funziona in quanto riappropriazione e messa in comune di mezzi di produzione e riproduzione. Pensiamo appunto alla ricchezza di tutti gli spazi teatrali alternativi fra gli anni 60 e 70, cioè autogestiti senza nessun finanziamento pubblico. E pensiamo oggi come sia scomparsa questa energia, questa forza di creare degli spazi di riappropriazione e messa in comune di mezzi di produzione, cioè è stata una ricchezza incredibile che è partita dall'urgenza, dal desiderio, dall'immaginare qualcosa che non c'è ma che desidero che ci sia, di cui ne ho bisogno. E un'altra cosa che ho apprezzato è il fatto che in questo libro si parli di, cioè, di figure che sono state un po' dimenticate, per esempio Tommaso Trini, che è un studioso e un critico che io stimo moltissimo, cioè io nel senso che per me è una figura importante, che comunque mi sembra che ma anche Mario Mieli, per esempio, cioè Mario Mieli scopriamo, cioè almeno io lo scopro, cioè, l'importanza del suo pensiero, al di là di quello che oggi lo collochiamo in una nicchia, che è una nicchia, diciamo, limitata, è molto più vasto il lavoro che ha fatto Mario Mieli. E per non dire anche Giuseppe Chiari, che forse negli ultimi tempi, insomma, è stato più indagato, rivalutato e messo in circolo, no? Insieme c'è, cioè, tutta l'esperienza a Roma importantissima del MEV, di Musica Elettronica Viva, cioè, che faceva sempre parte di quest'idea: tutti possiamo fare musica, cioè buttiamo al Tevere, dice Alvin Garn, i pianoforti, cioè tutta la nostra tradizione musicale, non perché non ci sia bisogno di averla conosciuta, ma perché dopo che l'hai conosciuta possiamo lavorare, insomma, al di là dei codici musicali. Allora, voglio dire, avevo citato, insomma, segnato altri esempi, diciamo così, di questa emersione di una storia che non compare, a me non piace dire nelle storiografie ufficiali, però nei libri che abbiamo frequentato o che frequentiamo. Cioè, c'era Silvia Fanti che in una lettera privata mi diceva che Xing non compare nei libri accademici. E dico no, cioè, questo non è un libro accademico, Xing compare, cioè, non è comparso forse, ma ora c'è. Allora, io prima di chiudere questo mio intervento, cioè gioioso, perché è un libro che mi ha fatto piacere e sono contenta che ci sia, voglio fare una critica, cioè una critica bisogna farla, altrimenti sono solo... Cioè che nonostante questa apertura, questo ribaltamento, questa dimistificazione, questa ricerca, eccetera, permangono secondo me due o tre concetti che fanno parte ancora di uno stereotipo culturale del nostro... Cioè, uno è quel discorso di essere del rifiuto della rappresentazione, che ogni volta che trovo un'asserzione di questo tipo, rifiuto della rappresentazione,
rappresentazione tout court, senza dire quale rappresentazione, faccio un balzo sulla sedia. Non capisco, ma voglio dire, è una tesi diffusissima oggi, no? Il rifiuto della rappresentazione e la morte dell'autore. Ecco, io non capisco né l'uno e nell'altro, almeno se noi andiamo alle fonti, a Roland Barthes, e se andiamo invece alla vulgata con cui oggi questi due paradigmi sono stati usati. Una petizione è che direi che gli anni 70 li abbiamo indagati abbastanza, quindi spero che il prossimo libro vada oltre il decennio degli anni 70. Gli anni 80 sono molto molto complessi e contraddittori. Comunque, grazie. Io partirò da un paio di cose che già Valentina diceva. Come si legge questo? Come si può leggere questo libro? Io come l'ho letto? L'ho letto con la curiosità anche di essere compartecipe, cioè capire chi erano i miei compagni di viaggio e come si sono mossi, ma l'ho letto costruendomi un libro mio. Cioè, scegliendomi un capitolo alla volta, mai due di seguito, non per scelta, mi sono reso conto che non erano mai due di seguito, di volta in volta scorrendo l'indice e guardando le cose che in quel momento mi attiravano maggiormente. E credo che sia un modo di leggere il libro, certo che contraddice il lavoro faticoso che hanno fatto le curatrici di organizzarlo per trame, per agglomerati, ma corrisponde forse a una natura profonda di questo libro. Questo libro è un territorio. Questo libro è un territorio da attraversare, che parla lingue diverse, che quindi racconta racconti diversi, ma che hanno tutti quanti un tema centrale. Il tema centrale che viene in qualche modo, che emerge come identità segreta ma anche molto enunciata degli anni 70, è l'esistente come soggetto di trasformazione. Cioè l'idea che non ci fosse nulla che restasse acquisito come dato certo e immutabile, e che invece il principio portava al fatto che su qualsiasi piano, che fosse quello artistico, che fosse quello comportamentale, che fosse quello sociale o fosse quello più tecnicamente politico, l'elemento fondamentale era l'elemento della trasformazione, un continuo stato di metamorfosi che in fondo è presente anche in questo concetto su cui si può ragionare e su cui ragiona Toni Negri nel suo intervento del lungo 68 italiano, nel senso che non è la permanenza dello stesso, non è, come dire, qualcosa che non finisce in quell'anno ma si prolunga per un decennio fino al 77 e con qualche scampolo dell'anno successivo, ma in realtà è una trasformazione. Cioè i movimenti che si succedono in quel lasso di tempo, non anche nel piano di sul piano di un modello alternativo che fa della trasformazione il suo modello, si trasformano essi stessi, per cui il 68 nel 77 è vecchio, e quindi la trasformazione è quello che maggiormente conta. E in questa trasformazione, che appunto è presente come oggetto, io direi, di tutti gli interventi che sono contenuti in questo libro, è osservata con occhio analitico, senza che ci sia una logica del rimpianto o della nostalgia, che è un argomento pericoloso quando si va a sfiorare quel momento storico, vista la sua vivacità, visto il fatto che c'era la trasformazione apriva l'idea di una prospettiva di futuro, direi inevitabile in qualche maniera, che è esattamente il contrario della situazione in cui ci troviamo noi oggi storicamente, quindi la dimensione del rimpianto è facile che scatti.
e scatta tanto più facilmente se quel decennio lo hai vissuto. E quindi anche l'idea, e questa è una cosa che diceva giustamente Valentina prima, è interessante questo sguardo analitico, è determinato anche da un gruppo di ricerca che generazionalmente viene dopo e quindi si sforza di capire, e per capire ha bisogno di documentazione, ha bisogno di testimonianze, ha bisogno di costruirsi un archivio. Cioè questo archivio, questo archivio che viene costruito perché divenga di pubblica fruizione, in realtà io ho la netta sensazione che sia servito alle curatrici del libro, ma a tutto il gruppo di Incommon, per costruirsi la propria conoscenza in qualche maniera. C'è già una storiografia, diverse storiografie, diciamo, anzi, di questo periodo, ma nessuna storiografia chiude mai i recinti di una fase storica. Ed è quindi un approccio, quello di questo libro, che si muove un passo prima della storia. E quindi questo, d'altronde lo dicevano le curatrici stesse, questo libro non è una storia, è un passo prima della storia perché lavora sull'accumulo e sulla sedimentazione, sulla selezione dei materiali. E per consentire il racconto della storia, per integrare il racconto della storia, per costruire una storia che, di quel decennio, che in parte è fatta, ma in parte è ancora da fare, come tutte le storie non si finiscono mai, la storia è un procedimento infinito legato a un continuo processo di scrittura e di riscrittura. Allora proviamo rapidamente ad attraversarlo, questo territorio di questo libro, attraverso alcuni dei racconti possibili che presenta. C'è un racconto a monte, direi che è il racconto dei racconti che è alla base di In Fiamme, e che è quello di un territorio, in quanto è un territorio liminare fra l'estetica e la politica. Cioè l'idea che i due territori non siano, anche questo lo diceva Valentina prima, non siano territori diversi, ma il piano del politico si gioca sul piano del linguaggio. Cioè l'idea è che la dimensione politica dovesse essere un piano di reinvenzione del linguaggio. Io questo territorio liminare lo chiamerei il territorio di Majakovskij, perché è esattamente quel luogo mentale e culturale e artistico in cui l'idea di rivoluzione si coniuga fortemente con l'idea di una rivoluzione che prima dei segni della scrittura e dopo è una rivoluzione politica in qualche maniera. Le due cose si accompagnano fra di loro, e questo in quel decennio è fortissimo. I due piani del discorso si interrelano fra di loro, tanto più quanto si entra nel decennio, e più si va avanti, più il piano dell'estetico e il piano del politico diventano elementi che dialogano su un territorio comune, che è la reinvenzione dei metodi di comunicazione, di comunicazione artistica, quindi del linguaggio dell'opera, dei metodi di comunicazione della politica, se pensiamo col termine politica tutti i movimenti antagonisti che sono attivi in quegli anni, ovviamente ben diversi dalla politica istituzionale. Poi c'è un altro territorio da attraversare, che è il territorio degli eventi. Cioè emergono attraverso la lettura di saggi diversi una serie di avvenimenti, di eventi che caratterizzano grosso modo questo quindicennio, che emerge soprattutto nel libro, e che ci danno uno spaccato forte di quello di come cambiano le cose. Io metterei a questi eventi metterei uno da un estremo e uno dall'altro. Da un estremo è il Beckett sulle sponde del Tevere, il Festival di Prima Porta del 65, che fece Carlo Quartucci, giovane regista con la sua compagnia, sperimentando degli spettacoli, dei testi becchettiani, non più dentro, non solo era uno dei primi registi a lavorare su Beckett e a lavorare su Beckett in una maniera creativa, Quartucci, ma lo va a fare
e costruendo un piccolo villaggio artistico sul fiume a Prima Porta, dove gli artisti vivono oltre che lavorare, e che diventa un punto di aggregazione in qualche maniera itinerante e per dei versi iniziatico per gli intellettuali romani, nel senso che è un club elitario quello che si incontra a Prima Porta, ma è un club elitario non in maniera stupida, ma in maniera identitaria, cioè ci si incontra per costruirsi un'identità. All'estremo opposto metterei nel 79 il Festival dei Poeti di Castel Porziano, che è esattamente il polo opposto, ed è questo grande festival internazionale di poesia che Simone Carella, Franco Cordelli e il gruppo del B72 organizza sul lido di Castel Porziano, e a cui in una maniera del tutto imprevedibile per molti versi partecipa una massa di pubblico enorme, che è il pubblico dei movimenti giovanili, soprattutto dell'ala creativa dei movimenti giovanili, creando un gigantesco cortocircuito. Un cortocircuito perché in realtà quel pubblico va a Castel Porziano per cercare lui stesso una sua identità, e questa identità la trova in opposizione alla poesia. Sembra quasi una follia, cioè andare in un posto per dichiarare dove c'è la poesia più innovativa e dichiararsi in qualche maniera antagonisti rispetto a qualsiasi forma artistica, perché ha una forma, perché è un'arte in una qualche misura. Allora capite che tra Prima Porta e Castel Porziano c'è, come dire, un salto epocale di straordinaria grandezza. In mezzo io ci metterei la grande rassegna che fu fatta nel parcheggio di Villa Borghese nel 73, contemporanea, in cui c'erano tutte le arti in qualche maniera raccolte insieme nella loro chiave più sperimentale, e dove ci stava una sezione di controinformazione politica, cioè la controinformazione politica diventava oggetto di mostra. Quindi c'è una dialettica continua e fortissima nella ricerca identitaria fra tessuto sociale e tessuto artistico. La faccio un po' più corta, perché cioè, questo è un foglietto, capite? Cioè è mezz'ora che parlo. E poi ci sono le figure degli utopisti, che vanno da Scabbia a Simone Carella, a Giuseppe Chiari, a Fadini, cioè queste figure di personaggi che in maniera socializzata o in maniera isolata hanno visto nel futuro, in qualche modo, si sono proiettati nel futuro. E c'è, mi è piaciuto molto questa cosa, e c'è un continuo, come nome sotto traccia di utopista che torna continuamente, è quello di Giuseppe Bartolucci, che non ha, come dire, un suo articolo dedicato, e forse è meglio così, nel senso che torna continuamente nei discorsi come il punto di riferimento e lo sguardo che, guardando gli artisti, gli permetteva in qualche maniera di riconoscersi per quelli che erano. E poi c'è la dialettica del teatro di gruppo, della nozione di gruppo, e in una maniera molto diversa da quella che normalmente si racconta per gli anni 70, perché per gli anni 70 si racconta il teatro di gruppo dei gruppi di base, e cioè di quel teatro che faceva riferimento al terzo teatro, alla linea aperta da Eugenio Barba, e dove c'era programmaticamente e ideologicamente la cultura del gruppo. Per cui se uno dice teatro di gruppo degli anni 70, istintivamente pensa a quello. Invece qui c'è questa idea di gruppo, per esempio nei racconti della Gaia Scienza o nei racconti del Carrozzone, Magazzini Criminali, c'è questo racconto del gruppo come individualità soggettive che si... Poi le voglio vedere pure io queste fotografie, perché io mica l'ho viste. Come identità soggettive che scelgono di incontrarsi insieme.
e che è una nozione epocale importante e quanto transitoria, perché poi c'è una tendenza alla individualizzazione. Se avete capito quello che voglio dire, la mascherina rende impossibile dire una cosa che già mi intartaglierei normalmente. E quindi è un'idea di gruppo che è importante, che trascorre anche questo come elemento sotterraneo di attraversamento da articolo a articolo. Poi c'è un'ultima cosa che io trovo importante, ed è questo racconto del femminile. Lo introduce Annalisa Sacchi nel suo saggio, e torna anche questo in diversi momenti, cioè l'idea di questo racconto del femminile all'interno delle avanguardie teatrali di quegli anni, che è un racconto che è molto poco fatto. E ho trovato molto bello, per esempio, che l'esperienza del carrozzone fosse raccontata da Marion D'Amburgo, e cioè raccontata da una voce fondamentale di quella esperienza, che poi si è appartata in qualche maniera, lasciando a Tiezzi e Lombardi in qualche modo il gioco anche della memoria. Così come ho trovato, devo dire, sono anche un poco saltato in questa cosa anch'io sulla sedia, qua saltiamo tutti sulla sedia, facciamo una certa età, poi caschiamo dalla sedia, è un problema. Quando ho visto il teatré è una presenza invisibile nella storia del teatro performativo, nel senso che è un'esperienza di un gruppo di artiste che lavorano insieme per pochissimo tempo, con delle performance profondamente trasgressive, con la volontà anche all'interno dei festival e delle rassegne spesso organizzate da Bartolucci, in cui entrano come elemento di contestatori, contestatrici di un clima contestativo. Cioè all'interno di una manifestazione che già si dava come alternativa, loro si presentavano in genere con questo spirito. E quindi ritrovarne traccia di questo racconto, secondo me, è una testimonianza importante, perché appunto arricchisce in maniera enorme il racconto storico. Io a questo punto mi taccio, poi mi metto sulla sedia e mi guardo anch'io le fotografie, beati come voi. Musicista che suonava il Rudra Vina, perché questi strumenti indiani, che sembrano tutti uguali, sitar, eccetera, eccetera, poi ognuno è diverso. Ah, questo era un ragazzo, un giovane, non mi ricordo come si chiama, peccato, che suonava questo Rudra Vina, che praticamente un sitar con due palloni, insomma, due risuonatori, ecco, due, essenzialmente, due casse. E quindi intanto c'è questo impatto, così, anche poi l'impatto era che tu ci stavi vicino ai musicisti, agli artisti, no? Non c'era appunto quell'idea di Fabio di eliminare tutte le barriere tra arte, artista, opera e fruitore, quindi spettatore, eccetera. E si allargava, no? Si estendeva anche appunto alla musica e alla danza. E a quel punto vedere Steve Paxton nel suo splendore trentenne meraviglioso del Vermont, quindi era una struttura da boscaiolo proprio, no? Una struttura fisica, muscolare, ma eccetera, e che da solo diceva, non, vabbè, porta avanti questa sua idea del contact improvisation, no? Cioè tutta la danza, il movimento, tutta la danza nasce dal contatto, dall'improvvisazione, che nasce dal contatto che hanno i due corpi tra di loro. E allora lui, insieme a una qualsiasi persona, non necessariamente un altro danzatore, naturalmente c'era un altro danzatore, era, no, l'apoteosi, era Dioniso proprio che danzava, altrimenti, e questo però, dice, ma scusa, non è limitativo questo fatto che tu devi avere, no, un contatto necessario? Dice no, perché un danzatore non fa mai un assolo, perché il suo partner è il pavimento. Quindi il primo contatto lui ce l'ha con il pavimento, allora queste sue improvvise cadute così, no? E si adagiava proprio sul pavimento, dal pavimento sentiva questo corpo, no? Il corpo della terra, quasi possiamo dire, e da lì poi magari si allargava e allargava ad altri danzatori che magari erano appunto Trisha Brown, non so per dire, oppure Deborah High, oppure Simon Forti naturalmente, eccetera. Quindi
E questo... Ma il teatro frequentava l'Attico? Gente come Mario Ricci, Carmelo Bene, Giancarlo Celli, Giordano Falzoni, Giuseppe Verdinis? Nessuno. Ma non solo i teatranti non frequentavano l'Attico o le esperienze di anche la musica. Cioè, non, cioè lei gli piaceva Charlie Parker, ma sì, vabbè, Leo, vabbè. Certamente conosceva Silvano Bussotti, ma non è mai venuta a un concerto di Nuova Consonanza. Ma la stessa cosa succedeva per gli artisti. Gli artisti non sono mai venuti per dire al beat. Ah, nonostante poi io li conoscevo, gli dicevo, vai dai, perché non vieni, disgraziato? Insomma, c'è sempre stata questa ignoranza, no, di uno dell'altro, proprio questo fatto di ignorarsi. Non, questa è una cosa che non mi è mai piaciuta nel mondo dell'arte romano. Non so se succede così anche in altri luoghi, cioè nelle grandi, insomma, a New York, eccetera, però quel poco tempo che sono stato a New York, voglio dire, insomma, vedevo che, insomma, i poeti si frequentavano, sì, eccetera, sì. Insomma, no, cioè, anche perché era favorito dei luoghi, della Kitsch, eccetera, no, questi cose. Volevo dire solo una cosina piccola su Simone Carella, perché cioè, gli archivi sono reciproci, non so come dire. Durante i 3 anni di occupazione del Teatro Valle, di cui io ho fatto parte insieme a moltissime altri, Simone è venuto sempre e ha documentato gli spettacoli, i laboratori che venivano fatti al Valle, quindi noi abbiamo archiviato lui, ma lui stava archiviando noi, per dire che anche una prospettiva, no? Cioè non fare i conti con le lotte che ci sono state, che poi non ci sono più, no? Sono sempre quelle passate le lotte, invece da grande... Non so come dire, forse ecco un po', vedo Valerio perché ne abbiamo parlato tanto di questo, mi dispiace perché io ero molto presa ovviamente dall'urgenza del fare e me la sono goduta molto poco la sua presenza, però per dire che c'era anche non solo nelle lotte che ha considerato le sue, ma ha riconosciuto anche quelle venute dopo di lui. Chiudere con la voce di Carella ci sembra veramente come chiudere un cerchio rispetto al libro, ma anche rispetto al fatto di essere qui. Il Macro ha dedicato, sta dedicando a Carella degli appuntamenti, dei momenti di approfondimento, di ricordo, di attraversamento del suo lavoro. In sintonia con In Common, il Macro si occupa di archivi, dell'inarchiviabile e lo fa... ancora una volta riattivando una serie di sinergie e di connettività, come è il caso di questa presentazione. Quindi grazie a Luca Lupinto e grazie a tutti voi per essere stati con noi a questa presentazione. Non so se ci sono delle domande. Ci sono anche altre autrici e autori, sì, vedo Daniele, Maria Grazia, c'era Nicolas, quindi esatto. Ne faremo tante così. C'è Gianni Manzella, Ippolita Valli, c'era Marco Solari. Tanti. Grazie. Bravissimi.